spettacolo sull'attuale condizione della classe operaia, scritto e diretto da Gian Piero Francese. Al Cineteatro Don Bosco di Potenza, la prima del turno di notte, la storia di sei operai che si ritrovano improvvisamente chiusi nello spogliatoio di una fabbrica. La convivenza forzata innesca pensieri e confessioni sulle quali riflettere e ridere anche nei momenti più difficili. Nel cast gli attori Giuseppe Centola, Gabriele Grano, Simona Ianigro, Dino Paradiso, Giuseppe Ranoia, Manola Rotunno ed Erminio Tuncellito. Secondo me è uno spettacolo che fa ridere, che fa pensare, è pieno di emozioni. L'abbiamo visto ieri sera a Potenza, è stato accolto molto bene, un bellissimo soldato. Siamo stati molto, molto soddisfatti anche perché, devo dire, da un po' di tempo non si scrive poco di teatro contemporaneo. Io, prima di essere sceneggiatore e regista di questo spettacolo, sono stato spettatore perché vivo in un rione a Melfi, circondato da capiute e da gente che si confronta ad alta voce d'estate. Io li ho ascoltati per anni parlare dei loro problemi, quindi è da anni che pensavo di raccontare una storia che sapesse di lavoro, di problematiche del lavoro. Poi ieri la tragedia degli operai in Toscana ha dato un momento anche di commozione profonda a questa serata. Il mondo del teatro dunque si interroga sul dramma che stanno vivendo i lavoratori alle prese con gli effetti della transizione energetica nel settore automotive. Per l'occasione la produzione ha previsto un biglietto ridotto a disposizione dei lavoratori Stellantis e delle aziende dell'indotto. Dopo l'anteprima nazionale nel capoluogo lucano, lo spettacolo sarà portato in scena a Regalbuto, Gela e Comiso in Sicilia, per poi tornare a marzo in Basilicata in Puglia, tra Venosa, Foggia e Oppido Lucano.